c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono. Il sogno di una notte di mezza estate, erede della sfilata a moda d'andre e acconciature, prenderà forma questa sera, sabato 6 aprile alle 21, sui Tre Ponti di Comacchio. Sarà la 29esima edizione di uno dei più longevi e fortunati eventi fashion dell'estate, una sfilata di moda che quest'anno è inserita nel programma della Notte Rosa. È organizzata da CNA Area Delta e CNA Federmoda, con il contributo del Comune di Comacchio e numerose sponsorizzazioni. L'incasso delle libere offerte degli spettatori sarà devoluto come ogni anno alla Fondazione Teleton. Direttore artistico della serata è Rocco Cagnè. Sarà una sfilata sui generis, cioè nel senso che io sono entrato in gamba tesa, un evento già consolidato, stravolgendolo totalmente, perché non sarà solo una sfilata di moda. E già la moda sarebbe tanto, perché abbiamo dei brand importanti e delle collezioni meravigliose. Però sarà una sfilata un po' revival, io l'ho chiamata una specie di fashion shuttle, perché andremo a ripercorrere un po', faremo una specie di viaggio nel tempo, andremo a ripercorrere un po' gli anni passati in chiave musicale, ma anche in chiave narrativa, perché il presentatore ci condurrà in questa realtà, ma soprattutto per andare a finire poi nei nostri giorni a toccare anche dei temi abbastanza sensibili e particolari. Sarà un evento più che una sfilata, sarà una sfilata, ma soprattutto un grande evento, e lo posso assicurare, di fortissimo impatto. È arte, però io ci metto un po' di sociale intorno alla cosa. Sarà un'ora e mezza di total show, perché andremo, ripeto, a toccare degli argomenti importanti, ma soprattutto in chiave musicale prenderemo anche le persone per mano e li faremo andare un po' a ritroso, un po' indietro nel tempo, non solo con gli avvenimenti di quegli anni, quanto anche con, soprattutto con le musiche spettacolari. Chiaro che questo discorso vale per lo show, è chiaro che ogni brand o comunque le aziende che sfilano non è che presenteranno le collezioni degli anni 60, no, cioè nel senso le collezioni saranno quelle, ma è il condimento che va a cambiare totalmente. A Vittoria Tomasi e Alessandro Bini è affidato il compito di prendere per mano gli spettatori da esperti conduttori di una serata che non smette di stupire. Beh, quest'anno speriamo di stupirvi ancora di più, anche perché, come è stato detto in conferenza stampa, è una sfilata che avrà un valore aggiunto diverso dagli altri anni, con l'apporto di un professionista come Rocco Cagnè come direzione artistica. Io e Vittoria Tomasi dovremo condurre questo spettacolo, che sarà un insieme di musica, moda ed emozioni, perché quest'anno puntiamo molto su una narrazione che partirà dagli anni 60 e arriverà fino agli anni nostri, quindi sarà un percorso tra virgolette a tappe, ma non posso spoilerarvi più di tanto, però ecco, già vi possiamo dire che parliamo di musica, ma non solo di musica, anche degli eventi che ci hanno accompagnato la nostra vita dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi il pubblico verrà attorniato, verrà preso a braccetto da me e Vittoria e portato in questo viaggio nella musica, nella moda, negli eventi e nelle emozioni che dovremo e cerchiamo di dare. Sicuramente la sfilata dei Tre Ponti negli ultimi anni abbinata al marchio CNA, iniziata con Giordano Conti 27-29 anni fa. Io sono 20 anni ormai che ho l'onore e l'onere di condurla. E rimane un appuntamento fisso dei Tre Ponti. Molta gente, molti amici, molte conoscenti tornano a casa e mi chiedono quando sarà la prossima. Io dico sempre l'anno prossimo, sperando che anno dopo anno questa sfilata cresca e che accompagni non solo il pubblico comacchiese e ferrarese, ma anche il pubblico che ci viene a trovare da tutte le altre città. E sono tanti, perché comunque Comacchio e i suoi satelliti sono una zona turistica. Ecco. La serata si inserisce in pieno nella stagione turistica di Comacchio e dei suoi sette lidi. Sarà inserita per la prima volta nella programmazione della Notte Rosa della costa emiliano-romagnola e rappresenta un momento importante e atteso dalle imprese, come spiega il presidente di CNA Ferrara, Davide Bellotti. Le aziende lo attendono perché è un appuntamento che ha un proprio ritorno, aumentano i propri veri fatturati e l'interesse.
sia dirette, che di persone che visitano poi le nostre aziende, sia in diretta di vendita anche online e di interessamento anche online. Quindi questo è un elemento fondamentale per noi, per la nostra associazione, che siamo direttamente in primo piano per poter aiutare le nostre imprese, le nostre aziende, anche proprio creando dei servizi per loro in questo modo. La manifestazione è una manifestazione che ha quasi 30 anni, quindi 29 anni, che ha visto una storia quindi lunga di questi lidi, da quando era l'immagine prevalente era quella del balneare, fino ad oggi, dove l'immagine importante è quella invece di un territorio ricco di ambiente, di immagini straordinarie legate al sistema del parco del delta, delle valli e delle varie indicazioni di UNESCO che abbiamo sia per quanto riguarda il MAB sia per quanto riguarda il patrimonio umanità. Quindi un territorio che ha nell'immaginario internazionale questa prerogativa di acqua e terra e di beni artistici, e qui si riflettono completamente. Il rosa per noi è un elemento che diventa simbolico, perché no, la notte rosa certamente è il simbolo della costa, e quindi che unisce tutto il territorio, diciamo, lungo la costa. Ma il rosa oggi per noi è il fenicottero che tutti qui possono ammirare in stormi, che viaggiano sopra le teste in qualsiasi orario all'interno dei centri abitati, attraversano queste ed è diventato il vero elemento. Chi arriva sulla superstrada vede tantissimi fenicotteri lungo la superstrada e vicino all'ingresso, ovvio. Quindi il segno tangibile di come un territorio è cresciuto, vive in sinergia con la propria impresa, e attraverso questi simboli, queste immagini, queste sensazioni, queste emozioni che vogliamo trasmettere nella serata, sta tutta la nostra capacità di far vivere il nostro territorio e far vivere le nostre imprese. Il sogno di una notte di mezz'estate, ha spiegato il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, si inserisce a pieno titolo nella stagione turistica della città lagunare e dei suoi 7 lidi. È un appuntamento molto importante, molto sentito, molto seguito, che negli anni ha sempre avuto delle situazioni nuove. Quest'anno ci sono iniziative molto brillanti, quest'anno la regia propone delle cose molto, molto belle, molto innovative, e quindi sicuramente sarà motivo di gradire ancora di più la serata. È radicata come consuetudine, quindi è una cosa che la gente già conosce, si aspetta, e poi ogni anno, come dicevo prima, ha sempre delle novità, delle situazioni nuove, regie nuove, impostazioni nuove, e quindi è sempre una cosa gradevole, e ogni anno presenta delle novità importanti. Niente, Comacchio in questo periodo è pieno di eventi, la Notte Rosa che avrà notevoli sorprese, anche illuminazioni particolari, così mi hanno garantito l'ufficio dei lavori pubblici. Ho già visto delle prove tecniche di illuminazione, quindi siamo molto felici e molto pronti a raccogliere i nostri turisti e a gratificare tutti i nostri cittadini residenti, ovviamente. Sostenere le imprese del mondo fashion organizzando un grande spettacolo di fascino e bellezza è la missione storica che anche quest'anno si è data alla sfilata dei Tre Ponti, come spiega la responsabile di CNA Federmoda Ferrara, Linda Veronese. Al di là del fatto che la nostra location dei Tre Ponti è estremamente bella e affascinante, i nostri lidi sono molto popolati soprattutto in questo periodo, quindi con questo evento siamo riusciti anche ad attrarre delle attività anche fuori Ferrara, e questo penso che sia una cosa molto importante, quindi una grande opportunità per farsi conoscere, per portare la bellezza in questo territorio, dove protagonisti ci saranno imprese del mondo fashion, imprese artigianali che realizzano le proprie collezioni, ma anche delle imprese del commercio che stanno aprendo, stanno avviando queste sfide, perché oggi è una sfida avere un'attività di commercio del mondo della moda, e quindi va molto apprezzato e sostenuto. Tutti stiamo convergendo nel cercare di dare, di animare quello che è il nostro territorio con le sue attività più pregiate. La sfilata di moda dei Tre Ponti quindi è un'occasione offerta alle imprese, ma anche al pubblico estivo di Comacchio e dei Sette Lidi. Ce lo spiega il responsabile di CNA Area Delta, Enrico Zappaterra. La sfilata è un'occasione,
È un'occasione, è un momento di piacevole incontro con una potenziale clientela. Noi in conferenza stampa, nella presentazione di questa edizione, abbiamo avuto una testimonianza bellissima di una delle aziende che sfileranno il 6 sui tre ponti, le quali ci hanno raccontato dell'incremento delle loro vendite, del loro movimento economico a seguito della sfilata. Questo testimonia non solo la bellezza dell'evento in sé, quindi dello spettacolo della Notte Rosa quest'anno, ma testimonia anche il fatto che come associazione siamo presenti per lo sviluppo delle imprese e quindi del territorio. Il nostro è come sempre un impegno benefico, per cui al netto di quanto sia possibile realmente fare, e lo testimoniano le ultime credo 10 edizioni, tutto quello che ricaviamo viene devoluto come serata benefica, come scopo benefico. Teleton è un nostro partner già da diverso tempo ed è anche questa una delle occasioni per raccogliere quei fondi necessari per ciò che è silente, anche purtroppo nei media, nei social, per ciò che non si vede ma che nella realtà Teleton e tutti gli enti come Teleton fanno per i cittadini e per i territori. Abbiamo circa 60 persone che non si vedono, proprio non si vedono durante la serata, ma lavorano per questa occasione. Cito gli acconciatori piuttosto che i truccatori, ma anche i service, gli addetti alla sicurezza, aziende che storicamente collaborano con noi, poi ogni anno si rinnovano in qualche occasione, però veramente c'è un nutritissimo gruppo di professionisti del settore che organizzano insieme a noi l'evento. Noi siamo quello che si vede, siamo la facciata, ma davvero il lavoro pesante, impegnativo, quello importante lo fanno anche altre persone. Ecco quindi le aziende che daranno vita alla serata. Collezioni, anteprima di Mirella Avvantaggiato e Andrea Peverati, Atelier Il Sogno di Katia Artioli, Le Scigliate di Sabina Trotta, Moniglia di Chiara Silvestroni, Nuris Uni Design, Onda Fashion di Erika Forlani, MT Fashion Brand di Miriam Tirinzoni, acconciature a cura di Gaia Revenge di Gaia Poletti, trucco The Makeup Studio, service e direzione tecnica suono e immagine. In conferenza stampa Mirella Avvantaggiato e Andrea Peverati di Anteprima, negozio di Lago Santo, hanno testimoniato di aver riscontrato rispetto all'anno scorso un incremento di vendite a seguito della partecipazione alla sfilata. Siamo di Lago Santo, il negozio si chiama Anteprima, l'abbiamo rilevato in pieno lockdown, quindi sono 3 anni e mezzo e niente, il negozio va molto bene, soprattutto abbiamo constatato che con la sfilata che abbiamo fatto anche l'anno scorso e abbiamo incrementato anche le vendite sia sui social e che di persone, insomma, andare sui tre ponti è veramente un grande orgoglio e soddisfazione per noi, insomma. Le aspettative sono molto alte e si spera davvero che di anno in anno si possa sempre andare meglio. La moda è molto, molto particolare, non è semplice, però bisogna con molto impegno e dedizione fare in modo di ripartire guardando al futuro, cercando un pochino di mettersi in moto un po' prima degli altri. Ricordiamo i numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere possibile la sfilata di moda: Clara, Suono e Immagine, Po Delta Tourism, Locanda del Delta, Baia di Maui, CS Servizi di Ferroni Caterina e C, Società Agricola Benazzi, Marina Estense, Lidi Group, Centro Ottico Megavision, OM System, Ristorante Alfiera Mosca, Web Assicura, La Cassa di Ravenna, Esagono Assicurazioni, Logonovo Hotel e Spa, Hotel Residence Tropicana, Centro Scampoli Porto Garibaldi, Fratelli Fabbri, Gommista. Soddisfatto l'ideatore e fondatore della serata, Giordano Conti, figura di riferimento dell'area del Delta e organizzatore da tanti anni di eventi. È nata per scherzo tra amici parrucchieri in un bagno, per beneficenza, sempre un ragazzo che aveva bisogno, e da lì tutti gli anni siamo andati in maggiore, poi abbiamo girato in centro Porto Garibaldi per 3-4 anni e poi abbiamo fatto il salto di qualità al Tre Ponti di Comacchio, che per noi è stato un regalo bellissimo. Ci divertivamo e ci divertiamo ancora, quindi speriamo di fare tante altre. Dedichiamo gli ultimi minuti del nostro appuntamento con Dove c'è impresa c'è vita al progetto Safety, presentato ufficialmente giovedì scorso in conferenza stampa. 27 realtà tra associazioni di categoria, forze dell'ordine, di soccorso e comuni della costa hanno collaborato a realizzare un vademecum con 10 regole d'oro da seguire per non correre rischi quando si entra in mare. Tutti hanno partecipato alla conferenza stampa ufficiale di presentazione del progetto tenutasi al bagno Delfinus di Lido Scacchi.
L'operazione è stata coordinata dal responsabile di CNA Area Delta, Enrico Zappaterra. I contenuti di questo progetto sono in realtà uno, cioè la divulgazione con tutti i mezzi possibili ed immaginabili, con tutte le modalità che ognuno ha a disposizione del buon senso nell'accesso consapevole all'acqua. In questa fase, in questa giornata dove abbiamo presentato il progetto, di fatto ci siamo raccontati tutti la stessa cosa, cioè il buon senso attraverso la percezione del mare come divertimento, ma anche mare come pericolo, ci può portare ad evitare dei problemi, ci può portare ad evitare di avere quelle leggerezze che spesso e volentieri possono anche diventare un dramma. Il mare deve essere un divertimento e lo deve essere per tutti. Noi abbiamo sia supporti cartacei, abbiamo prodotto anche dei supporti multimediali, quali abbiamo anche aggiunto, perché una parte fondamentale che rischia di passare in secondo ordine, ma non lo è l'insieme delle regole anche della comunicazione, poi al 118 nel caso ci sia una richiesta di intervento, quindi materiale cartaceo, materiale multimediale, materiale social, quindi la condivisione da parte di tutti. Abbiamo avuto anche la possibilità di avere la registrazione vocale di tutte le regole da poter diffondere con gli impianti audio esterni in tutti gli stabilimenti balneari della costa. Il tenente di Bascello Antonino Di Lena, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi, ripone grande fiducia nei possibili risultati del progetto. Sì, è un progetto molto importante perché si tratta di regole che conosciamo, ma che era giusto e opportuno scriverle e soprattutto diffonderle. Ci aspettiamo una maggiore consapevolezza e coscienza della cultura del mare, che è una delle attività che il corpo persegue, e quindi ci aspettiamo appunto che i bagnanti possano vivere il mare in sicurezza, interiorizzando queste regole e facendole proprie. Diciamo che ogni autorità marittima cerca in qualche modo di utilizzare questi canali per veicolare tali tipi di messaggio. Anche nella mia pregressa attività che ho svolto a Molfetta ho avuto modo di portare avanti la Maratona del Mare, che aveva essenzialmente lo stesso obiettivo: sensibilizzare gli utenti del mare a viverlo in sicurezza, a conoscere e rispettare le regole di buonsenso. Soddisfatto il sindaco Pierluigi Negri di Comacchio, che sottolinea l'importanza di rispettare le regole e il buonsenso per evitare incidenti. Ma questo progetto, iniziato nel 2018, poi magari sospeso per motivi di Covid, riprende vita con una struttura molto 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 importante, una divulgazione molto capillare, con sistemi innovativi, quindi ci aspettiamo moltissimo. Come dicevo anche durante la conferenza stampa, ci sono delle norme codificate che vanno seguite, e poi sono norme di buon senso che tutti conosciamo, ma molto spesso ce ne dimentichiamo. Quindi l'importante è utilizzare sempre il buon senso in tutte le nostre comportamenti. Questo è fondamentale in ogni ambito della nostra vita, e questo favorisce la sicurezza in ogni ambito della nostra vita. Il buon senso oltre al rispetto delle regole è fondamentale. E ci risentiamo la prossima settimana per una nuova puntata di Dove c'è impresa, c'è vita. Avete ascoltato? Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono.